E dopo le notizie rientriamo in studio, io sono in compagnia del consigliere regionale del Partito Democratico Carlo Guccione. Benvenuto consigliere. Grazie. Allora, grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, lei, ovviamente parliamo di sanità in Calabria, anche perché ovviamente in questi giorni se ne sta parlando tanto, e lei è favorevole alla proposta avanzata dal sottosegretario all'economia Antonio Gentile, appunto alla Regione Calabria, sull'opportunità di creare una commissione d'inchiesta sui nuovi ospedali calabresi. È così? Sì, sono ormai 10 anni da quando è partita la procedura per la realizzazione dei nuovi ospedali, quelli di Palmi, della Sibaritide, di Vibo, e ancora non riusciamo a mettere la prima pietra, pur avendo disponibile circa 500 milioni di euro, cioè mezzo miliardo di euro, non riusciamo per una serie di motivi a aprire i cantieri. Da questo punto di vista è giusto accettare responsabilità e avere anche un cronoprogramma che sblocchi i lavori per la costruzione di questi 3 nuovi ospedali. Parliamo di 1032 posti letto per acuti che potrebbero essere una risposta ai tanti che oggi devono andare via dalla Calabria perché non trovano la risposta giusta dal punto di vista sanitario nella nostra regione. Ecco consigliere, in realtà c'è questa querela di responsabilità, ma la responsabilità in realtà la Regione Calabria vuole diciamo darla alla struttura appaltatrice in realtà, però come sottolineava appunto lei anche il senatore Gentile e anche l'onorevole Graziano, in realtà bisogna fare chiarezza sulle reali responsabilità, ma perché ancora non sono stati avviati questi lavori? Perché sostanzialmente i siti che sono stati scelti dove realizzare gli ospedali non sono siti idonei a ospitare presidi ospedalieri di queste dimensioni. E quindi è chiaro che nel momento in cui sono stati scelti questi siti, in particolare dalle aziende territoriali provinciali delle rispettive province, è chiaro che lì si è commesso un errore e oggi noi paghiamo questo errore. Però accanto all'individuazione delle responsabilità, perché in Calabria tutti sono responsabili, nessuno è responsabile, in questo caso dobbiamo accettare le responsabilità, va anche messo in luce il ruolo che ha avuto Infrastrutture Lombarde, che a un certo punto, tramite una convenzione tra noi, tra la Regione Calabria e la Lombardia, è venuta a gestire la fase preliminare per l'avvio. Ecco, cosa è successo a questo punto? Chiariamola questa situazione. Che la Regione Calabria ha utilizzato una società in house che è della Lombardia, che si chiama Infrastrutture Lombarde, per seguire tutta la fase della predisposizione della gara, dando le competenze a questa società che già in Lombardia fa e faceva questo lavoro. Però anche questo non ha significato un snellimento delle procedure e l'avvio dei lavori. Ed è costata parecchi milioni di euro alla Regione Calabria. Ma soprattutto sono passati 10 anni. Sono passati 10 anni e una parte consistente di risorse sono state date a Infrastrutture Lombarde che non ha portato a compimento l'obiettivo. Ecco. Accanto, noi dobbiamo avere due momenti. Le responsabilità, perché è giusto che i calabresi sappiano, e anche che la Regione Calabria avvii un cronoprogramma certo di avvio dei lavori di questi 3 importanti ospedali calabresi. E quindi, consigliere, la commissione d'inchiesta avrà sicuramente un ruolo necessario, un ruolo fondamentale. Certo, la commissione d'inchiesta è uno strumento eccezionale per una situazione eccezionale. La situazione eccezionale è che non si possono tollerare che passino 10 anni avendo disponibili tante risorse e non si avviano le opere pubbliche. Ecco, in chiusura, cosa vogliamo dire al Presidente della Regione Calabria in merito a questa situazione? Ma io mi auguro che il Presidente della Regione Calabria, io gliel'ho chiesto con una lettera, in attesa dell'istituzione della Commissione d'inchiesta, venga in Consiglio regionale con una sua relazione, con una sua informativa su quello che è accaduto in questi 10 anni e si apra un dibattito in Consiglio, perché io ritengo fondamentale il fatto che ci siano procedure certe nella realizzazione delle opere pubbliche in Calabria. Non è possibile, questo è il caso degli ospedali, ma ce ne sono tanti altri casi che dimostrano come
In Calabria per fare un'opera pubblica ci vuole il triplo o ancora di più di anni rispetto a altre realtà del paese. Non è possibile, non è tollerabile tutto questo. Ci possono essere responsabilità della politica, della pubblica amministrazione, ma da questo punto di vista è chiaro che chi ha sbagliato deve pagare. Assolutamente sì, e soprattutto snellire i tempi, perché poi chi ci va di mezzo ovviamente sono sempre i cittadini. Certo. E allora grazie al consigliere regionale del Partito Democratico Carlo Guccione, buon lavoro e grazie. Ci terremo ovviamente aggiornati su quanto accadrà ovviamente per quanto riguarda la realizzazione di questi tre ospedali di cui abbiamo appena parlato. Grazie e noi ci vediamo più tardi.